Paolo, c'è alle viste un concorso che non è proprio una novità perché è la seconda edizione, che interessa tutti gli appassionati di arte. Sì, hai detto benissimo. È il secondo concorso che facciamo, un concorso a premi, un concorso che riguarda pittura, scultura e fotografia. È un'iniziativa che è nata l'anno scorso, naturalmente con l'approvazione della nostra presidente Paola Casali, perché riteniamo che una città come Sassuolo abbia bisogno di avere anche questa forma, questa iniziativa culturale che possa abbracciare un po' tutti i cittadini, e non solo quelli della città di Sassuolo, ma anche eventualmente di provenienza di altri comuni. È un concorso a premi che serve innanzitutto per promuovere l'arte e la cultura in città. Secondariamente, dato che la nostra è un'associazione regolarmente iscritta al registro delle imprese, APS, senza scopo di lucro, serve anche come autogestione perché noi ovviamente dobbiamo con le nostre forze portare avanti queste iniziative. La galleria si presta molto bene per questo progetto. Se in futuro, come speriamo, ci sarà bisogno di spazi ancora più grandi, cercheremo con le istituzioni comunali un ambiente più adatto a ricevere ancora molte più opere di quelle che non perverranno adesso. Diciamo quali sono le cose principali, intanto date e tempi. Allora, sì, i tempi per le iscrizioni sono da 1° settembre, che è già passato, ovviamente fino al 20. Il numero dei posti, visto le dimensioni della nostra galleria e gli spazi che abbiamo a disposizione, saranno di circa 100 artisti. Ci riserviamo di aumentare questo numero nel caso gli spazi, una volta fatto l'allestimento, ci consentono di inserire altre opere. La mostra rimarrà aperta fino al 20 di ottobre, dal 5 al 20 di ottobre, con premiazione il giorno 19. Il giorno 19 all'Auditorium Bertoli ci sarà la premiazione con la proiezione delle opere sul grande schermo e con una presenza, speriamo, numerosa di artisti e anche di curiosi. Assessore, la vicinanza delle istituzioni per questa iniziativa che è nata lo scorso anno e che quest'anno cerca un bis, anche un allargamento della cerchia di coloro che potrebbero partecipare. Assolutamente sì, noi ci teniamo molto come amministrazione a questo progetto, teniamo molto anche al gruppo Pittorica Vedoni, nel senso che crediamo che in città loro siano uno stimolo molto importante non solo sul mondo dell'arte ma anche per le giovani generazioni. Quindi ci piacerebbe che questo concorso sia il volano per lanciare anche nuove iniziative, a partire anche magari dalla corsistica, sul tema della pittura, sul tema dell'immagine, sul tema della scultura, in modo da realizzare sempre più attività legate al mondo dell'arte, perché il mondo dell'arte può aprire, diciamo così, tantissime porte sul futuro, ma anche sull'io interiore, che è uno dei temi che, soprattutto nelle giovani generazioni, ha bisogno di essere accompagnato e seguito. Passiamo adesso allo sport.